Allora, questa sera quello che io vi proporrò non sono piatti medievali, ma sono piatti di ispirazione medievale, perché i piatti medievali sono praticamente impossibili da rifarli. Non abbiamo i prodotti, non abbiamo le tecnologie dell'epoca, perché per fare un piatto medievale dovremmo cucinare solo con il fuoco, solo con il carbone, ma praticamente è impossibile. Il primo piatto che vi stanno servendo è chiamato acqua sale, è della costa adriatica, ho preferito mettere il limone, l'arancio e lo scalogno che fanno parte della cultura dell'epoca, perciò iniziare un pasto mai con i grassi ma con la frutta o la verdura, era già all'epoca una pasta del medioevo, mangiare la frutta per antipasto. Ricordate i romani che mangiavano grappoli d'uva e tutte queste cose, perciò è una bruschetta di pane, farina zero, che viene fatto su acceso palombo, e poi c'è questo fettina di arancio, limone, scalogno e sale e basta. Perciò questo è un piatto tranquillamente messo nel periodo 1500. Poi la cosa importante e che logicamente non posso utilizzare il pomodoro, non posso utilizzare le patate, non posso utilizzare queste cose. E secondo me, spero che questi sapori vi possano piacere, perché ho letto molti molti libri, e per esempio l'ultimo che avevo visto, un'occhiata qualche anno fa, un formaggio del 1400 è stato tradotto in italiano con la mozzarella. Cioè, capite che oggi andare a studiare sui libri i piatti del Medioevo è praticamente... non è normale, perché chi traduce, chi fa la traduzione la personalizza molto. L'olio per esempio non veniva assolutamente usato nel Medioevo, era solo per la luce, solo che chi produce olio mi darebbero a rogo, perché sto dicendo una bestemmia, perché dice l'olio ci si faccia anche il bagno, invece no, l'olio nel Medioevo era la luce, perché è bianca, perché non puzza, perché non fa fumo, perciò anche sulla Bibbia parla delle donne che andarono a prendere l'olio per la luce. Com'è? Spero che questa acqua sale, è buono? Delicato, delicato. Delicato? Infatti l'ho mangiato. L'hai già mangiato? Buono? Buonissimo, buonissimo. Un sapore delicato. Ecco qua. Detto pure che voi sapete tutti quanti che non si può... Chi dice bevi l'acqua fa venire le ranocchie, arrugginisce lo stomaco, fa la manifossi, cioè tutti quanti ce la contro l'acqua. Ma lo sapete da cosa deriva? Che nel 1140 dei cuochi, che erano dottori più che cuochi, dicevano che l'acqua è un alimento freddo, raffredda lo stomaco e crea problemi alla digestione. Il vino, considerato un alimento caldo, l'alcol, riscalda lo stomaco e aiuta la digestione. Così ora sapete per quale motivo dice l'acqua no perché fa male, tutte queste battute. Sembra una cosa dialettale nostra, ma invece viene proprio dal nostro antico passato, che è rimasta a noi. L'acqua non bisogna berla perché raffredda lo stomaco, perché anticamente il Medioevo il cibo era dolce, salato, era caldo, freddo, erano degli abbinamenti molto particolari e i cuochi erano i dottori. Erano dottori, tanto è vero che il bianco mangiare, all'epoca quando la sera lo signore aveva bevuto, si era sborgnato, gli ha fatto Valdoria, il giorno dopo non stava bene lo stomaco, il cuoco faceva il bianco mangiare, che è un riso fatto con latte di mandorla, petto di pollo e dopo le varie spezie, non c'è mosca, quello che ci avevano. E noi quando adesso mangiamo che stiamo male, cosa diciamo? Mangio in bianco. Perciò voi immaginate che dal Medioevo fino adesso ci è arrivato un concetto di mangiare in bianco se sto male. Perciò nel Medioevo, parliamo dei 600 anni fa, 700 anni fa, non è così lontano nella cultura nostra, è vicinissima. Cioè noi tuttora senza volerlo, tant'è vero che il prossimo piatto
che il prossimo piatto ci avrete la stracciatella, tutti la conosci come la stracciatella. Invece, e io l'ho letto su questo libro, che la chiamavano i zaffarelli, zoffanelli, come li volete, non era altro che i cuochi del 1400 bollivano la carne per renderla più tenera, recuperavano il brodo, cioè lo recuperavano, prendevano il brodo, lo aromatizzavano con cannella e zafferano, poi impastavano ovi, cacio e pane secco, quell'impasto lo buttavano nel brodo bollente e si mangiavano questa minestra. Voi immaginate che in 600 anni sono cambiate le due spezie, cannella e zafferano, noce moscata e scorza di limone. Immaginate quello che noi, quando si... No, sì, no, queste sciolte, tipo, passatelli. Però i nostri sono quelli sciolti, i passatelli sono giusto. Perciò voi immaginate che quando facciamo a casa la stracciatella noi stiamo facendo un piatto medievale e questa sera l'abbiamo rifatto uguale, cannella e zafferano, pane, uova e parmigiano. Ma dietro noi ci mettiamo non solo del carnevale ma anche le altre cose nostre. Adesso ci rifacciamo la vista con questa bella signora. Buona stracciatella. Beh, bravo, mangia, mangia. Buona, eh? È buona? Mi ricorda mia madre quando la faceva, è da tanto tempo che non la mangio più. Brava, brava. È buonissima. Mamma, guarda, trovo questo qui. Sì. Ha preso un pezzo dell'osso della schiena del maiale, mezza gallina, e l'ha messa a bollire con una stecca di cannella. Perciò quando cuoce la carne, perché nel Medioevo non usava il maiale di casa con la gallina, ma usava la cacciagione, perciò ti immagino un pezzo di cinghiale, un pezzo di fasciano, un pezzo di lepre, sì, però puzzava di selvatico. Allora profumavano con la cannella, poi mettevano lo zafferano, perché lo zafferano non è stato coltivato in Spagna la prima volta, ma nei Monti Sibillini, qui da noi, Camerino. Perciò lo zafferano è qui. Perciò questa è la stracciatella che ha 600 anni di storia. Ma poi è buonissima, soprattutto perché l'ha fatto la mamma e c'è tutto l'amore di mamma. Questo sicuro, guarda, questo poco ma è sicuro. C'è un ingrediente speciale. Ho pensato al piatto più che si pensa al Medioevo, la zuppa di cipolle e porri. Perciò adesso mangerete questa zuppa che è stata fatta solo e esclusivamente con acqua. Qui non ci abbiamo grassi, perché anticamente si cucinava con l'acqua. Torno a ripetere, il soffritto era bandito, perché non esisteva, a parte non esisteva l'olio. Sedano, grano e cipolla era sconosciuto nel Medioevo. Perciò è una zuppa di cipolla cotta in acqua, formaggio e pane croccante. Perciò cipolla e porri. Il porro era la verdura che si mangiava più nel passato e la zuppa di cipolle rappresenta proprio la vecchia cucina medievale. Una cosa incredibile, tutti questi prodotti fatti a mano che sono incredibili. È buona? Buonissima. È buona? È buona? Buonissima. Perfetto. Di una tesi a cui ho dedicato gli ultimi anni, direi di vita, e che anche per merito vostro che avete ascoltato, mi avete battuto le mani anche allora, sono contento che la tesi sia andata avanti e che abbia raggiunto una sfera molto qualificata. Qui sono tutti i professori che stanno sono tutti professori, per cui rappresentanti qualificati della cultura maceratese. A questo punto qui non è inutile che ci mettiamo altre parole. Vi auguro di continuare la cena in fraternità, in agape fraterna, si diceva una volta, e con buon appetito, e che quando io forse qui non ci sarò più, qualcuna di voi, qualcuno, prima al femminile, qualcuna o qualcuno di voi si sia convinto che la tesi poggia su solide
fondamenta di verità e ci dedichi nel corso del suo insegnamento anche qualche parola, perché ogni cosa che si spende quando si è convinti di una verità e ci si dedica un po' di tempo e anche un po' sono le cose che a questo punto valgono la pena di essere fatte. Buona cena e buonanotte. Adesso, perché nel Medioevo c'erano i legumi, fare i legumi classici, cece, cicerchia, fagioli e banane. Io stasera ho voluto proporre la roveglia. La roveglia sono piselli selvatici, sono piselli che, sapete che quando c'è il campo di grano che c'è una pianta che viene fuori che è color lilla, quella è la roveglia. I contadini dopo la trebbiatura del grano li tiravano fuori, li selezionavano, li macinavano, ci facevano la farina, con quella farina facevano la polenta, poi con tutta calma la rimettevano sulla padella con pecorino e cipolla. Questa è una ricetta amata una signora 85 anni di Gualdo sopra Castel Sant'Angelo sul Nera, che lei che mi disse come si utilizzava la farina dei piselli selvatici, perché questi sono antichissimi e ce l'abbiamo solo noi, anche che fai c'è il grano, c'è. Però questa è la tradizione della nostra terra, la roveglia, perciò è un sapore molto particolare e se devo parlare dei legumi nel Medioevo, come non posso parlare di questo? Perché dici, ma che c'entra? Ma il grano si è coltivato la prima volta 10.000 anni fa, perciò la mietitura, il grano, non è del Medioevo, è dall'epoca. Poi adesso c'è il sito del sito che è stato ritrovato negli anni 90 a Göbekli Tepe, dove si dice dove sia stata coltivata la prima volta il grano e la coltivazione. Comunque, sulla zuppa di prima una precisazione, qualcuno mi ha chiesto se c'era la patata. Le patate non le posso mettere nel Medioevo perché non c'erano, d'accordo? Poi faccio una piccola polemica adesso. Qualche anno fa una nostra azienda, cioè qui in Italia c'era, come si dice, c'è Slow Food, che disse terra madre, io la sposai in pieno, spero che non ci sia nessuno di Slow Food. La sposai in pieno questa storia di terra madre. Io mandai un'email dicendo, ma io voglio sapere se terra madre prima o dopo la scoperta dell'America, perché prima o dopo la scoperta dell'America il cibo cambia totalmente, peperoni, pomodori, patate, c'è un sacco di cose, e non mi è mai arrivata la risposta, perché molto probabilmente grava qualche piccolo problema. Per esempio, nessuno sa che i fagioli dell'occhio sono gli unici fagioli che dall'Europa sono andati in America. I fagioli dell'occhio, quello grigio con l'occhietto, Carlo Magno mangiava i fagioli dell'occhio, nel Medioevo si mangiava, in Egitto si mangiava i fagioli dell'occhio, che poi è della famiglia dei fagiolini, perciò i contadini quando era giovane la pianta si mangiava il fagiolino, se stufava lo lasciava maturare, li sgranava e si mangiava i fagioli dell'occhio, perciò era un piatto, gli unici fagioli che dall'Europa, dalla vecchia terra, sono andati nella nuova terra, perché i fagioli borlotti sono arrivati da noi, da loro. Perciò la cultura del cibo del Medioevo non è così semplice come noi, Medioevo oscuro, ma gliel'ha fatto oscuro, perché a qualcuno gli faceva comodo, no, che è troppo lampante, troppo chiaro, basta solo seguire il senso logico. Grazie. Allora signori, quello che servo adesso, poi parliamo del pane, è, allora, prima dicevo il bianco mangiare, che era un riso e latte di mandorla, però siccome noi abbiamo questo piatto che è unico al mondo in questa zona del centro delle Marche, che è lo riso Gorgoli, frascarelli con lo riso, riso a polenta, non è altro che un piatto completamente bianco e sopra si può condire come noi vogliamo, perciò per esempio a Treia si chiama la minoca ed è condito con olio e formaggio, perciò è tutto bianco, è quello che secondo me è più gustoso, da che rappresenta il bianco mangiare. Questa sera abbiamo condito questo bianco mangiare con maiale aromatizzato con sale, pepe, aglio e vino e della cipolla. Il corte dei scorsi è la salsiccia, ragazzi, non è che devo stare in gamati che è un piatto della cucina
condimento medievale. Perciò è un piatto tipico nostro, perché è farina, riso, farina zero, riso, e condimento con quello che uno vuole. Ma la cosa più particolare è che i frascarelli, senza il riso, è un piatto che deriva dal couscous, perché il couscous, secondo il professor Diego Bolli dell'Università di Crotologia, non è un piatto africano, ma è un piatto del bacino mediterraneo. È il Diego, professor Diego, è un piatto del bacino mediterraneo, perciò anche noi che siamo stati sotto l'influenza degli arabi abbiamo il nostro couscous, solo che il couscous si fa con la semola di grano duro, noi con il grano tenero, che quando tu lo vai a fare diventa una polenta, tant'è vero che noi ci siamo inventati il vinavil, perché i contadini per appiccicare Sant'Andò sulle stalle facevano il vinavil con acqua e farina, perciò le appiccicasani. E certo, di moglie che ti dice. Ma non so, ma il pane no. Da mangiare? Che ne sa, se vai in cucina forse pietendo qualcosa. Mi piace questa tavolata, è molto interessante. Stanno fotografando tutti i cibi e metteranno le. No, no, sto... brava, brava. Dopo sei mesi ma ne so, c'è una cosa. Ci hai messo la musichetta? Quando uno parla un arancio lo parla sinceramente con questi cani e si fanno sempre sinceramente sulla lingua quasi mi parla. Si è fatto male di cani, la ringrazio. Allora, attenzione. Parla il professore. Allora, volevo spiegare un attimo le cose sul pane. Il pane principalmente anticamente era nero, logicamente il pane scuro, perché si faceva con la segale, si faceva con tutto completo, era, non era un pane buono. Il pane bianco invece era il pane dei signori, perché quello che avevo portato stasera è fatto con farina di grano zero, perciò è stata tolta la crusca e basta. E anticamente il pane bianco era il pane dei signori. Piccolino io, nonna mi raccontava che diceva che quando uno stava male gli comprava una fetta di pane bianco per farlo stare bene all'stomaco, perché la guerra fra bianchi e neri non è nata adesso, ma è sempre esistita, perché il bianco è stato sempre qualcosa di superiore. Tanto è vero che quando ero, cioè io ho 14 anni, questo l'ho messo sul libro, quando io ho, cioè io 14 anni, andai in discoteca, mi vedevo, mi sono rovinato la pelle perché mi lavavo col sapone fatto a casa per togliere l'abbronzatura, perché ero un grezzo, ero un contadino, ero un rozzo. Poi mi posso incazzare io quando adesso qualcuno prima di romare si fa una lampada e dice che so un contadino che vado a romare bianco. Chi era più contadino? Adesso allora, io questo qualcuno me lo deve spiegare. Perciò anche nel Medioevo il bianco mangiare, il pane bianco era soltanto nobile. Poi ci aggiungo al pane, ci aggiungo il vino. Voi sapete per caso perché il vino bianco è più costoso di quello rosso, lo champagne, i bianchi? Perché dal Medioevo il vino bianco era dei signori, trasparente, oro, nobiltà, rosso, sangue, sudore e sapore, fatica, i poveri. Ma questo non nasce, ci vuole tempo, e questo non nasce semplicemente da una pura fantasia, perché voi signori dovete sapere che nell'antichità dei Celti bevevano idromele. Idromele nasce dalle api, dal miele, perché le api erano i messaggeri degli dei, producevano questa bevanda alcolica che dava sulla testa. Tanto è vero che adesso vi faccio una rivelazione abbastanza tosta, che quando i Celti si sposavano facevano un rito propiziatorio per far nascere i figli maschi. Perciò il giorno delle nozze, per un intero ciclo della luna, la coppia beveva idromele. E immaginate adesso quando ci sposiamo, un ciclo della luna idromele, una luna di miele. Tuttora noi abbiamo, dal medio dai Celti, è rimasta una luna di miele. 28 giorni del ciclo della donna,
senza volerlo noi abbiamo portato la cultura del Medioevo, ce la stiamo portando da dietro, solo che qualcuno non ce la dice perché potrebbe essere troppo intelligenti, però è meglio che se rimane un po' più stupidelli. Perciò il vino bianco è tuttora più costoso, è più difficile farlo. Perciò gli imperatori come Carlo Magno, che io dico beveva il maceratino perché è un vino particolarissimo, difficile da farlo, molto più buono del verdicchio, perciò che sarebbe il ribona adesso per capirci, è un vino buono, particolare, solo chi se lo poteva permettere poteva bere il vino bianco. Il vino rosso lo faceva chiunque, è sudore, è sangue, è sporco. Pensate quanta cosa c'è, perciò il pane bianco di signori, il vino bianco di signori. Adesso è tutto cambiato, adesso se mangiamo il pane nero si fa il pane con la farina 00 e ci mettiamo la crusca per farlo scuro, oppure in alumare c'è bronzino prima di alumare. Il vino rosso adesso è il massimo, come per esempio la pasta congra, piccolo dettaglio, anticamente la pasta congra se la mangiavano i signori perché c'erano le soldi a comprarla, adesso la regaliamo al terzo mondo, adesso c'è la gara che ti fa le tagliatelle più buone, invece chi faceva le tagliatelle nord era poracci sfigati perché non si poteva permettere di comprare la pasta. Perciò il passato, signori, c'è stato dietro, non lo abbandoniamo, cerchiamo di andare a cercare perché è la nostra cultura, noi veniamo da quel passato e non ce lo possono togliere. Perché? Perché, come ripeto, siamo qui in una sala dove c'è il professor Carnevali che ha dedicato 30 anni alla sua vita e io appoggio e appoggerò sempre a quest'idea, perché le Marche è la regione che ha 110 tipi di prodotti diversi, sia coltivati che selvatici. Unica realtà in Italia, non esiste in Puglia, non esiste in Calabria, non esiste in Val d'Aosta, in pianura padana. Tanti mi dicono la pianura padana, ma guarda che fino a qualche secolo fa erano tutte paludi, c'era la malaria, c'era lo zozzo. Non avete mai fatto caso che le Marche circondate dai sibillini siamo sempre dimenticati perché non ci succede mai niente? Raramente c'è adesso sì, va bene. Ma attenzione, all'epoca di Carlo Magno ci fu dei remoti che spiano tutto e molte civiltà qui sono andate via, e qualcuno come Simonetta mi capisce, che abbandonò la terra, questa terra, perché era scossa in continuazione dalle fondamenta, perché come costruire gliela buttavo io perché è terra di terremoti. E i popoli da questo qui poi si sono spostati e sono andati via. E abbiamo anche le più belle donne d'Italia. Cioè, perché siamo incrociati, noi siamo un popolo di persone incrociate. No, basta, l'incrocio, le razze più belle delle persone sai dove stanno? L'incrocio della via della seta con la via nord e sud del mondo, cioè Samarcanda, in Uzbekistan mi sembra. Perché c'è l'incrocio di tutte le razze e lì ci sono le donne e gli uomini più belli del mondo. Anche tu sei un bell'uomo. Che... Io arrivando, signori, adesso è un ravioli. In italiano si dice raviolo di ricotta con tartufo, invece io ve lo spiego com'è meglio spiegarlo. È Lucargiò, Lucargiò che deriva da canzone, sempre secondo il mio mentore il professor Diego. Lui mi ha spiegato che quando i romani sono decaduti, cioè se i romani non fossero decaduti noi andremmo in giro con le tuniche, d'accordo? Invece i romani sono decaduti e
sono arrivati i barbari del nord che avevano questi calzari alti che, che servivano per proteggere le gambe dal freddo della cavalcata. Le donne hanno le calze, perciò le calze proteggono le gambe, perciò l'ucalzone è la parte di pasta che protegge il ripieno. Perciò la vera parola è calzone, non raviolo. Perciò la pizza è l'ucalzone. Tutto ciò che la pasta si chiude protegge un ripieno per bollirlo, farlo arrosto, farlo fritto, è il calzone. Perciò l'ucargio in dialetto maceratese. Dentro c'è la ricotta, si mangiava pure all'epoca, non c'è la panna ma c'è il latte, il parmigiano, è buono, adesso ce l'hai con il parmigiano, e il tartufo. Il tartufo si mangiava anche in epoca romana. Io ho ricette del 1800 che addirittura i tartufi venivano cotti in erbe aromatiche e in vino madeira e si metteva in mezzo al tavolo che la gente se lo poteva servire così, semplicemente. Perciò il tartufo non è una cosa che non esiste, esiste da sempre e la conoscevano da tutti. Perciò questo è un raviolo che fa mia madre, molto semplice. Perciò la pasta, facciamo questa, sennò è inutile che mi metta a fare la lasagna, per esempio la lasagna deriva dalla lagana e c'è una ricetta che parla Apicio su una pagina di Apicio che dice che la lagana è un dolce fatto a strati, fatto con miele e cannella ed era un dolce e fino a qualche decennio fa la pasta fatta a mano era per il dolce, perché immaginate camerino, i maccheruoli in oggi, non è altro che pasta fatta a mano e condita dolce. Perciò il sugo è arrivato, è molto moderno l'abbinamento della pasta fatta a casa con il ragù. Perciò questa è una cosa semplice. Poi giustamente prima del pane non ho spiegato il pane sciabo col pane salato. Noi marchigiani usiamo il pane sciabo perché? Perché noi siamo il granaio del Vaticano, tant'è vero che nel 1400 e qualcosa Papa Sisto proibì la transumanza dei pastori nelle Marche, perché noi eravamo il granaio, perché se cominciava a passare qui tutti i trattori del nord, del sud e del centro, il grano non sarebbe cresciuto, perciò c'è sta questa bolla che proibiva la transumanza. Parentesi, per non perdere il commercio di tutti questi animali, il Vaticano costruì Macereto, che Macereto non è altro che la fiera di animali più antica d'Italia. Se voi andate a Macereto c'è un piazzale, la chiesa, gli archi, che c'è una specie di balconcino, erano i negozi per i mercanti, e gli archi più in alto, quelli più grossi, sono i maschi degli animali, perché Macereto è facile da difendere perché sta in montagna su una specie di cucuzzolo, perciò quella è la fiera degli animali. E lì veniva sui trattori che arrivava dalla Sicilia, dalla Puglia, dall'Abruzzo, da tutte le parti. Perché se voi immaginate, guardate anche con Google, cioè non possono venire su dalla Puglia e andare verso l'Adriatico perché c'è la montagna. L'unico punto è a Sergi, Passo Capannelle, Accumoli, Grisciano, poi si sale a Cumoli, si va su sopra e si arriva a Macereto. E lì a Cubi c'è la razza cubatta. Allora, il pane sciapo non è finito, signori. Perché noi non mettiamo il sale? Perché per noi il pane sciapo è un pane di companatico da mangiare con. Per i marchigiani il pane è un cibo da mettere, fa parte integrante. Per esempio, la stracciatella non la puoi fare col pane salato perché altererebbe il sapore. Noi ce lo mettiamo che allunga, diminuisce l'uso del formaggio, ma non dà sapore perché non c'ha sapore. Perciò i salumi nostri sono, si chiama salato perché è saporito, lo puoi mangiare col pane sciapo. Io sono cresciuto, ho 57 anni, con lo pancotto si faceva pane secco, sciapo, brodo di coniglio, si faceva bollire fino a sfaldarlo e tu mangiavi quello e cioè crescevi. Perché non lo puoi fare con lo pugliese, lo bangotto, lo mangi, ma mangi solo quello, non ci vuoi mettere niente perché tutto il sapore viene ammazzato, perché c'è il sale. Poi perché ci si mette lo sale? Lo pugliese ci si mette perché dura anche 3 mesi. Pane salato serve anche come conservazione e anche per farlo meglio, perché in qualsiasi altitudine ti trovi, tu metti il sale e la lievitazione, questo lo dice chi fa panificazione, il sale aiuta la panificazione. Invece il nostro pane sciapo è più difficile a farlo, perché il fornaio lo fa più? Perché che gliene frega lo fornaio? Mette prima, fallo bene, temperatura, troppo complicato. È più facile farlo con gli ingredienti che ti permettono la lievitazione. Ce ne stanno pochi che fanno pane senza nessun genere di ingrediente dentro, perciò la facilità di mettere il sale e la difficoltà di fare lo sciapo, ormai quello sciapo non si fa più. Chi ce l'ha fregato è stato i toscani. Pane sciapo è toscano per la guerra del sale.
Ma se un professore di storia americano che studia all'Università di Parigi ha fatto questa ricerca, è andato alla ricerca nel periodo della guerra del sale sulla lista delle spese dei mugnai, dice ma come lo sale lo comprava? Su un chilo di pace ma qualche grammo di sale, perché non ce lo metti? È strana sta cosa. Infatti lui ha terminato la ricerca dicendo è un mistero, che praticamente è ridicolo pensare che la guerra del sale ha istituito il discorso del pane sciapo, ma perché la Toscana non può farlo la storia, perché loro non erano il granaio del Vaticano, noi eravamo il granaio del Vaticano, e la Toscana in baracco di Valaterra negli anni 50 chiamò la regione i marchigiani che sono andati su, perché noi eravamo maestri, cesellatori. Guarda, perfetto, quello che si sta a preparare è un piatto del 1400, maiale alle mandorle e vino cotto, perché il vino, posso fare questo piatto perché è un vino cotto marchigiano, lo fa babbo, lo fa già babbo, che purtroppo non ce l'ho più, è un vino aspro, un mosto bollito per farlo diventare aspro, e nel Medioevo si usava, già Carlo Magno parlava del maiale, di vino cotto, perciò qui dentro c'è zenzero, zafferano, noce moscata, chiodo di garofano, vino cotto e carne di maiale. Questo è un piatto prettamente del 1400 e quella è mamma. E questa è mamma, quella che ha fatto la stracciatella, quella che coordina le cose più antiche le fa mamma, le cose più moderne le fa i ragazzi. Qui Vittorio della scuola alberghiera, Tim che è il mio, ormai sta con me da 10 anni, è come per me un figlio, perciò se litiga, se scherza, se ingazza come normale. Vado a coltellate. Vado a coltellate, eccole qua. Ecco. Dopo c'è, oddio, c'è una figura, c'è Michela, che è un'altra ragazza che sta in cucina con noi. Bene. Ma loro sono studenti, lui è autodidatta ma ormai ha piatto un posto di mamma, e c'è Tommaso, un altro ragazzo che fa l'università di Ancona e lavora qui con noi. Di loro sono fratelli, Vittorio della scuola verde. Tu prendi una botte, metti il vino crudo e lo trasporti da qui a Roma sopra un carro, qua a Roma vei aceto, perché il vino si strapazza. Per conservarlo meglio e trasportarlo meglio facevano il trattamento della bollitura del mosto. Prendi il mosto, prendi l'uva, la schiacci, prendi il mosto, lo fai scendere di un terzo, bollire, sobbollire piano piano per togliere l'acqua, concentrare gli zuccheri, e quello viene messo dentro la botte. Quando vuole, anche dopo 5-6 mesi prende la fermentazione, quel vino lì non diventerà mai aceto. Perciò mio padre, morto il 19 gennaio, e lui poteva avere solo il mio vino, solo il vino che si faceva lui, perché non c'era conservanti, non c'era niente. Sul ciabuscolo, sul nostro salume, quando ci va dentro, oppure sulla salsiccia che l'avete mangiato, io ci metto il vino cotto aspro, perché quando qualcuno fa il ciabuscolo e mette il vino bianco contiene sempre dei solfiti, e quando la carne fermenta, solfiti e carne, si crea sempre un sapore molto strano. Ci vorrebbe il vino che faceva i contadini, che non ci mette a niente, ma il vino bianco purtroppo per farlo mantenere i solfiti ce li vuole, non c'è via di scampo. Invece il vino cotto aspro è vino naturale, senza niente, tant'è vero che sarebbe buono per la messa.
sarebbe buono per la messa il vino cotto aspro. Allora che succede? Che quando io ho visto questa ricetta, ecco, ce lo metto. Infatti che è successo? Che quando ho fatto questo piatto la gente gli piace perché è moltissimo speziato: zenzero, cannella, zafferano, noce moscata, chiodo di garofano e vino cotto. Perciò questa è una ricetta del 1450, a cavallo fra, più o meno, perché dopo lì dice a cavallo fra il Medioevo e il Rinascimento. È molto particolare, e il vino cotto, io non ve lo posso far assaggiare perché non ce n'ho tanto, è un vino molto aromatico, alcolico. Perché si mette sul ciavuscolo? Cioè, questa è però troppo, vabbè, la dico. Allora, se mette sul ciavuscolo, nell'antichità, per fare mantenere la carne si usavano i conservanti naturali. Dovete sapere che l'aglio è un antibatterico, antivermifugo, che usavano anche gli antichi per mangiare per i vermi dello stomaco. Poi ci va il sale, conservante e sapidità. Pepe, aromatizzante, disinfettante e conservante. Vino, quando noi ci tagliamo mettiamo l'alcol, contiene l'alcol, le ciliegie sottospirito e un altro potente conservante. Questo era ingredienti per conservare questo piccolo cibo, cibus minusculum ciabuscolo. Perciò, cari signori, cioè, torno a ripetere, la storia passata, antica, non è che ce la siamo inventata noi, noi ci inventiamo un modo per camuffarla, per dargli un'altra impostazione. Invece quando io vado in giro, perché non è, ho letto libri, ma i miei maestri sono stati i nonni di 80 e 90 anni, nel 74 quando avevo 14 anni, questo sarà nel mio prossimo libro. Cioè quando io ero ragazzino andavo dentro le case dei contadini e quei vecchietti che all'epoca 80 anni mi raccontavano tutte queste cose, e io ora le sto riportando, perché sappiate sempre, e qui posso anche dire tranquillamente, che ogni volta che muore un anziano contadino si brucia un'intera enciclopedia di conoscenze. Allora signori, come portata finale prima dello dolce, allora come in tutti i paesi del mondo si finisce con il formaggio. Io stasera ho portato, non potevo portare un ciavuscolo che prima avevo decantato, perché lo ciavuscolo sinceramente non è medievale, perché è nato più dopo. Allora ho portato l'unica cosa che si poteva portare, che era carne salata, conservata salata, in questo caso il prosciutto. Penso che come carne salata penso che potevo scegliere meglio. Infatti devo consumare quello di casa mia, allora che finisci lo radio è meglio. Ho messo il pecorino che viene dalla montagna con gaglio di capretto, perché io non dovrei mettere il pecorino, perché come ho detto prima questa è l'unica zona d'Italia che non ha formaggi, perché se il Papa proibiva la transumanza, perciò qui i pastori non ci venivano, e i contadini avevano una pecoretta sola che gli serviva per farselo cacio di casa, perciò non c'è una tradizione pastorizia, e lo cacio c'era una volta ogni tanto, perché le pecore non va come le vacche, le pecore c'è lo cacio, lo latte due volte l'anno. Perciò signori, dubitate quando andate a comprare lo cacio fuori stagione di pecora fresco. Da dove viene quello latte? Non si sa, perché tanti pensano che le pecore è come le vacche, no, è un altro tipo di animale, e c'è lo latte quando c'è i figli due volte l'anno. Perciò io ho messo questo formaggio perché c'è il caglio di capretto, che è un caglio particolare che fa questo signore che ha 30 pecore, perciò è molto piccante questo pecorino. E dicendo questo, e le vacche nostre, per esempio i marchigiani, sono vacche da lavoro, non sono vacche da latte, perciò il contadino non c'è la vacca mungana che tu polimogni tutte le mattine. Io sono nato a Tolentino, incontrata Cal Gavenaccio, sono cresciuto a te a Orzo, perché lo latte c'era solo quando c'era l'ovitello. Il discorso era questo, perché parlo in dialetto, scuserete che parlo in dialetto, ma mi dispiace che ci si parla poco in dialetto, perché il dialetto marchigiano è talmente complicato che non tutti lo sanno, perché adesso tanti facciamo lo dialetto modificato. La più famosa del mondo, una fettina tenera, solo mio marito non la stroncica. Questa è storia carina. Se io invece vi dico una frase che si parla proprio in dialetto stretto stretto, ca senza cocco danno snazzega, non tutti riescono a capire quello che significa, anche i marchigiani più maceratesi. Ca senza cocco danno snazzega. Se tu al cane non dai qualcosa, lui non te scodinzola. Perciò le scandafavole, le storielle che diceva i vecchi, come la donna de panza o l'uomo de panza, scusa, come l'uomo de panza, era ca senza cocco danno snazzega. Se io dico a lui, dico senti, avrei bisogno di un piacere, ma tu mi dici guarda Silva, io però ca senza cocco danno snazzega,
Adesso dovremmo dire la bustarella, dovremmo dire qualcos'altro, è bruttissima una lingua italiana, ma nel dialetto, che è una lingua, non dico millenaria ma quasi, è fatta di tante frasi, di discorsi corti. Adesso bussi con i piedi com'è? Ma anche quella, bussa con i piedi, perché sono cose che tu spieghi un concetto, non basta, non è una l'italiano certo, devi comporre una frase, invece una volta bastava questo. Ritornando al formaggio, perciò le vacche non ce l'avevamo, le pecore nemmeno, noi non avevamo formaggi, ma la cosa importante è perché si mangia il formaggio a fine pasto, perché nel nord Italia, scusate i lombardi perché io non lo so partire il lombardo, la bocca non è stracca se non sa di vacca, a Bologna dal tavolo di alzare mai se la bocca non sa dei formaggi, tutto sanno in Francia mangiano il formaggio a fine pasto, ma non tutti sanno perché si mangia il formaggio a fine pasto, chi dice per il dolce, chi dice semplicemente perché serve per aggiustare lo stomaco, per digerire, no? La vera storia è questa, ormai dopo 14-17 anni che sono al ristorante, l'ho chiesto a tutto il mondo, perché c'è passate tante gente da me, addirittura l'ultimo ragazzo è stato del Marocco, berbero delle Alpi, dell'Alto Piano lì in Marocco, e mi ha detto che è vero. Cioè, quando ci abbiamo ospiti a casa, pensate alle vostre famiglie, ai vostri nonni o a casa vostra, quando ci sono gli ospiti, la paranoia che c'ha chi cucina è solo una, che se non avanza non è bastato, se è avanzato non è piaciuto. È vero o no? Allora, l'unico modo per non avere problemi di avere qualcosa che ti crea problemi che tu non hai mangiato, non ti è bastato, perché se tu vai via con la fame, è una famiglia che se muore di fame, è morto di fame. D'accordo? Allora, l'unico modo per non avere problemi è a fine pasto, in mezzo al tavolo, si mette i salumi e i formaggi. Tutto il mondo ha i formaggi, qui da noi i salumi. Serve per aggiustare la mangiata. Però lui dice, ma cibo se porta in Italia, cioè in Italia è l'antipasto all'italiana. Ci credo, noi ristoratori non siamo stupidi. Quando ti puoi riempire la trippa a chi viene a mangiare? Molto facile riempire la panza con pane, salumi e formaggi, che essendo grassi riempie lo stomaco, poi dopo tu non mangi la pasta ma non mangi la carne, mi auguro che non me linciano i miei colleghi. Lo so, adesso che è cominciata 30-40 anni fa, facevo camionista nelle Marche, ora in tutta Italia l'antipasto all'italiana è l'affettato. Ma ragionate un attimo, i salumi sono grassi, il formaggio si fa con il grasso del latte, perciò sono cose grasse che noi mettiamo, rendono lo stomaco vuoto. È assurda questa cosa, dopo ci credo che la digestione si rovina, ma anche nel Medioevo mangiavano frutta, verdura per antipasto che aiuta, la zuppa, molti di voi penso che saranno stati piccoli da aver mangiato dentro le trasanne, i capannoni dei matrimoni dei contadini, agosto con quello galla mangiava stracciatella, ma perché erano così stupidi questi contadini a mangiare stracciatella? No, erano intelligentissimi, perché il brodo caldo riscalda lo stomaco e ti aiuta a preparare lo stomaco, alzi la temperatura, sudi di meno e tu ti prepari la mangiata. Se non mi credete, chi sta nel deserto che beve? È freddo o è caldo? Allora signori, cioè, non è che io non vi sto cercando di dire cose per un'altra, io cerco di dire la realtà. So che mi sono fatto tanti nemici, in 17 anni mi sono fatto tanti nemici, perché io dico le cose come stanno. Dopo chi gli pare fa come gli pare, io dico la mia perché non voglio via in giro a nessuno. Scusate un attimo. Allora, come dolce, quello che presento stasera, torno a ripetere, secondo me quello che rappresenta meglio il periodo che stiamo parlando, cioè il Medioevo, non è altro che un pezzo di pane, cioè quando i contadini facevano il pane, verso Natale, per fare, non c'era il panettone logicamente, prendevano un pezzo di pane, ci mettevano fichi secchi, uvetta e noci, impastavano tutto, ci mettevano un po' di pepe, perché c'era il pepe qua dentro, e poi lo infornavano. E a Torino si chiama la pizza con i fichi, o la pizza con i noci, o la pizza con l'uvetta. Questo era il dolce che facciamo solo noi, non esiste in giro per il mondo, ce l'abbiamo solo noi, che secondo me penso che dovrebbe essere andato un panettone, perché se ci mettiamo i canditi della pizza di Pasqua che si fa nelle Marche, ecco che ci abbiamo messo tutto quello che sta sul panettone. Comunque, e io l'ho accompagnato con, scusate,
con l'ippo, cioè diciamo l'ippo grasso, che è un vino aromatizzato, è un vino rosso aromatizzato con cannella e varie spezie, molto alcolico, e siccome il vino rosso di una volta era una ciofega, allora lo dovevano aromatizzare. Quello che sento infatti le persone che dice qui, giustamente, perché ancora noi in giro per il mondo già abbiamo l'ippograsso, in Francia, in Spagna già hanno la sangria, perché è vino con zucchero, vini, altri vini, ci mettono la frutta per aromatizzare un vino. In Nord Italia chi va scià sa che è il vin brûlé. Perciò questo è una variante di questi vini, che non c'è una ricetta, non esistono le ricette, ognuno ci mette quello che gli pare. Qui dentro c'è la noce moscata, per esempio, io ci ho messo, poi c'è il vino che avete bevuto, del miele, dell'arancio e del limone, che rende aspro e dolce nello stesso tempo, per sapere che quando è buonissimo, cioè è facilissimo farselo a casa, non devi spendere i soldi di comprare i vini strani, pigli un vino, mettilo miele, metti delle spezie, una fetta di limone, una fetta d'arancio, hai fatto un vino straordinario. Perciò ragazzi, il dolce è nostro, cercatelo sui fornai, fateglielo fare, perché è straordinario, è buonissimo questo dolce, non è pesante, perché è semplicemente del pane e il senso dolce, che non c'è lo zucchero, perché lo dà la frutta secca, ecco il medioevo, ecco il pane bianco, che poi è pane nero sinceramente. E che volevo dire, diciamo, per concludere, nel medioevo c'erano dei cibi buonissimi, sani, chilometro zero, come diceva prima la signora giustamente, ed eccezionali, solo che loro avevano le tecniche di cottura e di conservazione, purtroppo, che faceva schifo, perché vivevano nelle stalle, nelle cucine dove facevano il fuoco. Ma se i cuochi del Medioevo avessero avuto le attrezzature nostre, non so quanti chef oggi, anche stellati, potrebbero ricostruire certi piatti, perché loro avevano la necessità di fare dei piatti, ma avevano delle attrezzature minimali. Perciò i prodotti erano buoni, come ce l'abbiamo noi buoni adesso, e come io sostengo ormai da 20 anni, le Marche è la regione numero uno, e non mi stuferò mai di dirlo, perché fino a prova contraria, la quantità di prodotti che ci abbiamo, ogni città, ogni paese, ogni famiglia, la stessa ricetta cambia. Perciò tutti questi prodotti cercate in altre regioni se ci sono uguali. Io non dico no che le altre sono peggio delle Marche, mai, perché l'Italia è numero uno al mondo. Ma le Marche c'ha questa peculiarità, che c'ha tanti di quei prodotti. Un'ultima cosa, li rugni, chi conosce li rugni? Li rugni è una cicoria di campo che c'ha solo le zone nostre, e guarda caso Creta. Gubbio era Marche, però c'è sempre la strada Marche, Umbria e Toscana. Noi e gli Umbri siamo cugini, che siamo proprio fratelli, se vuoi dire, perché i marchigiani non andavano verso il mare, andavano verso l'Umbria. Perciò Gubbio era Marche prima, come visto Luciavusculo è Umbro. Mamma mia, godito Luciavusculo è Umbro, perché no, te sei rovina. Silvano è un grande amico per noi, sì. È una persona splendida ed è un intellettuale, ha scritto anche un libro, quindi sì. Allora hai fatto con la mamma. Allora tutto quello che io posso dire sulla cucina è stata essa, perché era il suo sogno. Allora, il sogno del ristorante è stato di mamma, fin da quando era piccola. Parla fuori. Perché mia madre, quando era, cioè a 8 anni, andava a aiutare la sorella, io a San Rocciato a Olivieri, che c'era anche il conte Lazzarini. Perciò essa era un sogno suo, era quello di aprire un ristorante, non gliela fatta mai, perché babbo c'aveva altre idee. A 40 anni, quando io c'avevo 40 anni, nel 2000, ho aperto un ristorante e ho realizzato un sogno suo e lo mio.
però dopo logicamente l'età era gli da su e adesso si è staccata tutto qua. Comunque Silvano vi aspetta con la mamma al castello di Vestignano, frazione di Caldarola, sarà lieto di... Ristorante Il Picciolo di Rame. Picciolo di Rame perché sono gli spicci.